La reggia di Tiana. Questo diventerà il miglior ristorante di New Orleans. C'è solo bisogno di un piccolo aggiustamento. Presto, Tiana! Voglio vedere l'interno! Dopo di te, mia principessa. Non riesco a credere che sia davvero nostro. Sarà esattamente come ha detto papà. La gente starà in fila per ore e ore solo per assaggiare il nostro cibo. Accidenza! È fantastico, Tiana! A parte le ragnatele... E il legno marcio. Devi guardare tutto in prospettiva, Nadine. Pensa, con un po' di lavoro e con la gente che balla, ride e si diverte, il sogno diventerà realtà. Ora serve un pizzico di spezie per il tocco finale. Mi piacerebbe aiutarti, Tiana. Cosa posso fare? Beh, vediamo. Che cosa vorresti fare? Dimmi, qual è il primo passo? Inizieremo con le verdure. Dobbiamo solo prepararle. Nadine, con l'aiuto della signorina Tiana, diventerai il miglior cuoco in assoluto! Sembra che ci stia prendendo la mano. Mi piace! È ora di cucinare tutto? Ma prima dobbiamo assicurarci che la temperatura sia giusta. Cosa ne pensa, signor Labouf? Questo piatto è pronto per il ristorante? Beh, io credo che il tuo cibo possa essere buono quanto quello di Tiana. Congratulazioni! Sei troppo gentile. Tiana, il tuo ristorante è un'altra cosa. Beh, molte grazie, Buford. C'è ancora molto lavoro da fare, ma sta andando bene. Beh sì, ecco, io ho sempre saputo che ce l'avresti fatta. L'hai fatto, eh? Ma non è quello che ricordo io. Non sei stato molto incoraggiante. Forse no. Ma ricordati com'era. Tutto il giorno in piedi, a lavorare sodo, senza un attimo di riposo. Ok, Buford. Chi è il prossimo? Aspettano tutti quei bignè. Farei meglio a sfornare subito il prossimo gruppo. Tutti, dici? Allora devo fare più in fretta. Buongiorno, pasticcina. Non preoccuparti, sono passata solo per salutarti. E forse per prendermi qualche bignè? Ehi, mamma, se aspetti 2 secondi, te ne prendo un po'. Io sono in pausa, Tiana. Pensa tu ai clienti. Delizioso come al solito, dolcezza. Tuo padre sarebbe così orgoglioso. Grazie, mamma. Sono a pezzi. Credo che andrò a riposarmi un po'. Tiana, pensa tu a queste persone. Buford, è nel bel mezzo della giornata. Pasticcino, hai lavorato molto più di quel vecchio scorbutico. È ingiusto che adesso lui si riposi. Tranquilla, mamma. Mi è venuta un'idea. Mi serve un riposino. Ok, gente. Adesso facciamo un po' di rumore. Perché lui deve prendermi? Ehi, voi abbassate il volume! Che succede, Buford? Sei preoccupato? Sì, mi ha appena chiamato un cliente. Vuole che gli prepari delle torte per il suo compleanno. Cos'ha che non va? È perfetto per gli affari. Ma quanto sono maldestro. Mi sono cadute le prime torte e ho dimenticato come erano fatte. Per caso, tu te lo ricordi? Però, questa qui è davvero bella. Esatto, ora mi ricordo la torta. Sei andato molto bene, grazie. Oh, Dio, Dio, Dio! Ti
Prego, dimmi che porterai la tua zuppa speciale al mio ballo in maschera di stasera. Sono più che certa che il principe Naveen si innamorerà della tua zuppa. E come diceva sempre tua madre, è il modo migliore per arrivare al cuore di un uomo. È nel suo stomaco. Tranquilla, Lottie, sarò felice di mettere su qualche altra pentola di zuppa appena finisco di fare tutti i bignè che hai ordinato. Ma che meraviglia, Tiana! Sai, io adoro la tua zuppa, soprattutto quando è così saporita e speziata! Se vuole, posso farne subito un'altra infornata, signor Labuff. Sì, questo va bene, ma che ne dici di una bella zuppa speziata? Beh, io so che puoi fare una zuppa ancora più speziata di questa. Quella lì sembra davvero un'ottima zuppa. Servono più spezie, più verdure, più tutto, insomma. Sono quasi pronto per quella zuppa. Deliziosa! Sarà l'attrazione della festa. Grazie, grazie, grazie. Sei sempre la migliore. Non è niente, Lottie. Sai che adoro cucinare. Spero che tu ti diverta. Tiana! Sarebbe meglio se restassi per tutta la notte. Anche perché non mi divertirei senza di te. No, troverai un modo per cavartela. Ma credi, sarei felice se rimanessi. Oh, so esattamente cosa devi indossare. E guarda che non accetto un no come risposta. Dai, ora andiamo verso casa mia, così potrai provarlo. Tia, tu sarai semplicemente favolosa stasera. Oh, aspetta, mi è venuta un'idea. Non è come l'avevo immaginato. Dai, prova qualcos'altro. Questo non va affatto bene, vero? Ci siamo quasi. Abbiamo solo bisogno di un altro po'. Dai, guardati. Tutto è pronto per la mia grande festa, tia. Compreso l'abito perfetto per te. Oh, è adorabile. Grazie, Lottie. Mi manca sempre il tempo di vestirmi per le feste. Quasi dimenticavo. Dobbiamo assicurarci che anche Violet, Sammy e tutti gli altri saranno qui. Andiamo. Oh, mi ricordo molto bene di quei giorni da Duke. Ma abbiamo dato alle persone ciò che cercavano. Scusa se ho dubitato di te, Tiana. Sì, è vero, Buford. Ho imparato molto su come gestire un ristorante. Non l'avevo mai vista così. Siamo pari, allora. Certo, siamo pari. Adesso rilassati e divertiti. Davvero spettacolare, Tiana! Un vero trionfo! Grazie, signor Labuff. Sembra che non mi fermi da settimane, è vero. Ma il giorno dell'apertura è molto vicino. Beh, tu eri la ragione per cui la gente faceva la fila da Duke. Dunque, perché non dovresti avere un ristorante tutto tuo? Non sarebbe mai accaduto senza il suo ballo in maschera. Credo che non dimenticherò mai quella serata. Credo che sia tutto pronto, Lottie. Ma come puoi dirlo, tia? Sono troppo vistosa con questi stracci addosso. Aiutami a cercare un altro abito. Oh, adesso, mia dolcezza, sei la visione di una bella principessa. Ti prego, non far attendere gli ospiti. Non voglio, granpapà, ma se sorgeranno ostacoli con il principe di Maldonia, dovrò coltivare qualche mistero. Andiamo, tia!
so proprio che cosa indossare. Che ne diresti di quell'abito che ho indossato a Capodanno? Oh, quando riuscirò a incontrare il principe dei miei sogni? Presto, papà, o faremo tardi! Oh, io questo lo adoro! Oh, non lo adorate tutti? Oh, non so proprio che cosa indossare. Questa non va proprio. Presto, papà, o faremo tardi. Oh, io questo lo adoro. Oh, non lo adorate tutti? Stasera avrò bisogno di qualcosa di magico e di nuovo. Dunque, che cosa non ho ancora indossato? Questa non va proprio. Presto, papà, o faremo tardi. Oh, questo è bellissimo. Oh, è adorabile. Grazie, grazie, grazie. Tiana, Charlotte, voi due sembrate letteralmente ipnotizzate. Coraggio, andate in pista e sceglietevi un partner. Beh, grazie, signor Labouf. Lo potrei fare io. Oh, seguimi, Tiana, e guardami danzare a modo mio fino al cuore di un principe. Oh, sembra appena ieri che eravamo due romantiche bambine che sognavano di vivere una favola stupenda. E stanotte finalmente la favola si avvererà. Beh, buttiamoci nella mischia. Devo trovare il mio principe e stampargli sulle labbra un gran bel bacio. Fammi gli auguri. Buona fortuna. Molto divertente. Immagino che ora vorrai un bacio. Baciarsi sarebbe carino. Oh. Ma che cosa mi hai fatto? Sono tutta verde e viscida! No, 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 non è melma. Stai secernendo un buco. Aspetta, dove vai? Non ti muovere. Ehi, Stella! Prendi quelle rane! Corri! Non posso correre, sono una rana! Poi salta! Ospiti si stanno agitando. Grazie al suo ballo in maschera, centinaia di persone hanno assaggiato la mia cucina. È una sciocchezza, cara. Sono io che dovrei ringraziarti. Sai, mi dispiace di non averti salutata quella sera, ma non ti ho vista andar via dalla festa. Questa è tutta un'altra storia, signor Labouf. Credo che avremo bisogno di un'altra infornata di bignè. Mamma Odie, è un vero piacere che tu sia qui. Oh, guarda questo posto, piccola. Sei riuscita a trasformare una capanna in una reggia. Beh, mi hai detto di cercare ciò di cui avevo bisogno. E tutto è stato un sogno che diventa realtà. Le cose vanno proprio come avevo previsto. Sei molto lontana dai tuoi giorni da rana. Beh, sì, suppongo di sì. Ragazzi, è stata proprio un'avventura. Mm.
Ragazzi, fate i bravi e state attenti alla barca. Io tornerò to the street. Ma aspetta, siamo ancora... Tranquilla, mamma Odie. Il vecchio Louis è qui e non succederà niente. Avete visto quei tronchi, gente? Scommetto che voi con quelle zampette da rana riuscirete a saltarli. Ah, Louis, sei un genio. Vieni, Tiana. Se dobbiamo essere rane ancora per un po', almeno cerchiamo di divertirci. Provate a farlo su questo stagno. Non ne so proprio niente, Louis. Sì! Ci stai riuscendo adesso? È stato molto divertente. Sembra che io sia diventato bravo a fare la rana, eh? Sì, ma volevo dire no. Non importa se ci stiamo abituando, perché non rimarremo di sicuro delle rane. Scusatemi, questa è l'ora in cui di solito sono a pranzo. Tiana, hai detto qualcosa riguardo la zuppa dello stagno? Ah, sembra delizioso, sì. Inizierò con un aperitivo e qualcosa da sgranocchiare mentre aspetto. Grazie. Oh no, Vostra Altezza Reale. Tu triterai dei funghi e mi aiuterai a cucinare. C'è un profumino che proviene da lì. C'è un profumino che proviene... Oh, non ti preoccupare, Cherie. Mamma Odie sistemerà tutto quanto, vedrai. Oh, lo spero, Ray. Non ho più molto tempo. Rilassati, Tiana. Goditi la... l'umidità della palude. Ho sentito che fa molto bene alla pelle. Oh. Il capitano ha ragione, Cherie. Devi adeguarti al ritmo della palude. Tutto qui. Sapete cosa ci vorrebbe? Un ballo stile Cajun. Shua, 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 shua. Ora fatemi vedere. Shua, shua, shua. Shua! Urrà! Quello era perfetto! Sai davvero ballare! Urrà! Esatto! Ora volete tornare di nuovo umani. Ma sapete cosa vi serve? Cosa vogliamo? Di cosa abbiamo bisogno? È la stessa cosa, no? È la stessa cosa! No! Ray, dove sei? La mamma ha bisogno di un aiutino. Eccomi, sono qui, mamma Odie. Fammi chiamare i miei parenti. Cugini, abbiamo della musica da suonare. Andiamo, bambini, lasciamoli suonare. Mamma Odie, siamo così felici di averti trovata. Non puoi immaginare cosa abbiamo passato oggi. Oh, credo di avere un'idea. Sapete che cosa ci vorrebbe? Un po' della mia zuppa super speciale. Avanti, Miss Ranocchia, salta qui anche tu. Ho bisogno che mi procuri qualche ingrediente. Ma mamma Odie, se solo potessi... Ok, bambini, preparatevi. La mia zuppa ha dei poteri magici che non se ne andranno. Aiutatemi a prenderli. Ecco che arriva! Abbiamo tutti gli ingredienti, mamma Odie. Pensi che ti serva qualcos'altro? Non io, Miss Ranocchia. Quella zuppa ha parlato con te. Ora hai capito di che cosa hai bisogno, bambina? Credo di sì. Dobbiamo tornare di nuovo umani. Avete perso i sentimenti con cui siete nati. Volete tutti tornare umani, ma non sapete che cosa vi serve. Finché non l'avrete scoperto, quello che posso fare è guidarvi nella giusta direzione. Ogni pentola di zuppa richiede due...
riempirla. Cucineremo in un batter d'occhio. E in tutto quel tempo nella palude stava nascendo una storia d'amore tra te e il tuo principe. Pensi che non lo sappia? Credo proprio di sì, mamma Odie. Dovevo scoprire ciò di cui avevo bisogno per ottenere ciò che volevo. Sono degli ottimi consigli. E ora li avete entrambi. È vero, è assolutamente vero. Buonasera, signorina Tiana. Passavamo qui per caso e abbiamo pensato che forse... Avanti, Darnell, sputa l'osso. Beh, vogliamo chiedere scusa per aver cercato di catturarvi quando eravate rane. Sembra che abbiamo un po' di cose da portar via. Speriamo di non aver causato guai. Penso a te come a una parte dell'avventura che ha reso possibile tutto questo. La prima volta che ci siamo conosciute nella palude è stata interessante. Eccola qui, la più dolce lucciola di tutto il creato, la mia Evangeline. Oh. Voglio conoscere questa ragazza, dov'è? Come puoi non vederla? È lì che brilla davanti a noi. Intendi quella luce nel cielo, Ray? Esatto, Cherie. Aiutami a trovare un regalo per lei, ti va, cara? La mia Evangeline. Lei è la più bella lucciola che abbia mai brillato. È per questo che voglio darle qualcosa di davvero speciale. Come qualcuna di quelle foglie per mostrarle il mio amore. Niente al mondo è troppo prezioso per la mia Evangeline. Sei molto dolce con lei, Ray. Che cosa ci posso fare, tesoro? Sono innamorato, sì. Aiuto, aiuto, dov'è la mia tromba? Oh no! Cosa faccio adesso? Cosa faccio? Non posso andare avanti senza... Andrà tutto bene. Troveremo noi la tua tromba, Louis. Non ti preoccupare. La tromba se ne sta andando! Uff! La mia pancia! Presto! Quei cacciatori hanno catturato un'altra rana! Oh, d'accordo. Da che parte sono andati, Ray? Di qua, gente! Seguite la mia luce! Non perdete la barca! Quelle rane devono essere salvate! No! Oh! Siete tornati! Oh, mi sento sollevato! No, perché stavo iniziando a pensare se avrei dovuto preoccuparmi oppure no. Anche a me fa piacere vederti, Louis. Spero tu sia pronto per salpare per New Orleans. Oh, Tiana, non possiamo riposarci un momento. Sono davvero affamato. Riposo? Ma siamo ancora rane e martedì grasso è quasi finito e abbiamo molta strada da fare. Hai ragione. Certo, dobbiamo andare. Cercherò di trovare qualcosa da mangiare lungo la strada. Tutti a bordo dell'alligatore espresso per New Orleans! Ci serve una canzone che ci faccia sentire a casa! Cielo! L'abbiamo quasi trascinata via! Speriamo che non si sia arrabbiata! Beh, non potevi certo sapere che ero io. È stato soltanto un malinteso. Di sicuro ci perdonerete. Ora ce ne andiamo tutti via di qui. Resta! Stiamo per aprire il ristorante e ci sarà da mangiare per tutti. Beh, signora, se proprio insiste. Oh, Tiana, mia carissima nuora, hai fatto più miracoli tu in un anno di quanti ne abbia visti in tutta la mia vita. Oh, è solo un ristorante alla buona, ma è quello che io ho sempre sognato.
Cara, è un peccato che tu e Navin non veniate in Maldonia. Ma ora ho capito che New Orleans è il posto davvero ideale per un artista come te. Sì, sì, e poi cambia in continuazione. New Orleans è già molto diversa da quando sono arrivato. Dobbiamo vedere di più della tua splendida città. Vieni, caro, esploriamo. Tiana, non credi che qualcuna di queste orribili ombre si stia ancora aggirando qui? Non voglio che i miei genitori finiscano in un guaio. Non ho visto nessuno da quando il dottor Facilier è sparito. Mi chiedo dove possano essere andati. È andata! Dato che siamo qui, dovremmo assicurarci che tutto vada bene. Credi sia sicuro, Tiana? Ho visto delle maschere spaventose mentre ero qui. Maschere? Sono sicura che noi due potremmo gestire qualche maschera. Vedete, mamma? Papà ha un gran talento ed è coraggiosa. Siamo d'accordo, figliolo. Tiana, mia cara, sono certo che tutti ti adoreranno in Maldonia. Maldonia? Oh, beh, mi piacerebbe visitare la Maldonia. Ma la nostra vita è qui a New Orleans. Stiamo sistemando il ristorante e ci sarà ancora molto da fare. Navin, è la verità. Tu non tornerai a casa. Ah, beh, no. Insomma, mi piace qui. Il ristorante è anche il mio sogno adesso. E la città, oh, devi visitarla tutta. E la musica, vieni a sentire. Mio padre ha sempre desiderato che avessimo un ristorante in questo edificio. Molto presto qui verrà gente di qualsiasi estrazione sociale per assaggiare il nostro cibo. È uno spazio a dir poco impressionante. Sì, certo. Te lo immagini? Pieno di gente che balla e ride. Questo sembra un sogno che diventa realtà. Serve solo qualche ritocco e qualche quadro alle pareti. Navin, hai visto i quadri che ha fatto il cugino di Ray per noi? Sono bellissimi. No, non ancora. Facciamo una passeggiata e li guardiamo insieme? Mi piacerebbe, ma c'è molto da fare prima dell'apertura. Al ristorante servono dei ritocchi e ancora non ho iniziato a cucinare i primi piatti. Non preoccuparti, Tiana, i tuoi amici e io ti aiuteremo. Decoreremo tutte le torte per dessert. Tiana, tesoro, puoi venire qui fuori un secondo? Qualcuno ha una domanda sulla biancheria da tavola. Certo, mamma. Torno subito, Navin. Sono qui! Charlotte, queste torte sono favolose. Non avevo idea che tu fossi una così brava decoratrice. La fine di una lunga giornata. Sì, e pensa a tutto quello che abbiamo fatto. Il ristorante sarà davvero magnifico. È un sogno che diventa realtà. Tiana, guarda. Anche Ray ed Evangeline sono d'accordo. E ci stanno illuminando. E anche i cugini di Ray. Credo che metteranno su uno spettacolo. Vieni con me. Vediamo se riusciamo a trovare una vista migliore. Salve, gente! Non è una bellissima serata? Credo che Ray ed Evangeline abbiano fatto uno scintillio extra. Mamma, papà, state distraendo mia moglie? Vi prego, abbiamo molto lavoro da fare prima che apra il ristorante. Oh, ma certo, il grande spettacolo! Lasciatelo perdere. Ora accomodatevi e fate come se foste a casa vostra. La festa avrà inizio molto presto. Non ti vergogni di trattare i tuoi genitori in quel modo? Ma questo è il tuo giorno, Tiana. Voglio che il tuo sogno diventi realtà.
Luis, fai davvero scatenare tutti. Bene, bene. Tiana ha di nuovo superato se stessa. Il ristorante è un autentico successo. È così, grandpapà? È veramente così? Che inaugurazione meravigliosa! Il padre di Tiana sarebbe così fiero. Dov'è Tiana? Non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta. Sono così fiero di te, mia cara. Guarda! Sai cosa si dice sull'esprimere un desiderio guardando la stella della sera? Non credo di averne bisogno. Il mio sogno è diventato realtà. La reggia di Tiana. Questo diventerà il miglior ristorante di New Orleans. C'è solo bisogno di un piccolo aggiustamento. Presto, Tiana! Voglio vedere l'interno! Dopo di te, mia principessa. Non riesco a credere che sia davvero nostro. Sarà esattamente come ha detto papà. La gente starà in fila per ore e ore solo per assaggiare il nostro cibo. Accidenza! È fantastico, Tiana! A parte le ragnatele e il legno marcio. Devi guardare tutto in prospettiva, Navin. Pensa, con un po' di lavoro e con la gente che balla, ride e si diverte, il sogno diventerà realtà. Ho sbagliato a dubitare di te. Tiana, il tuo ristorante è un'altra cosa. Beh, molte grazie, Buford. C'è ancora molto lavoro da fare, ma sta andando bene. Beh, sì, ecco, io ho sempre saputo che ce l'avresti fatta. L'hai fatto, eh? Ma non è quello che ricordo io. Non sei stato molto incoraggiante. Forse no, ma ricordati com'era. Tutto il giorno in piedi, a lavorare sodo, senza un attimo di riposo. Ci vediamo a ballo in maschera stasera. Vederti illumina sempre la mia giornata, cara. Credo che tu debba dirigere il posto. Mi piace tanto la tua cucina, ma in questo posto deve esserci della musica e una pista da ballo. In confidenza, credo che tu debba dirigere un posto tutto tuo. Mi piace tanto la tua cucina, ma in questo posto deve esserci della musica e una pista da ballo. Spero che Duke apprezzi tutto ciò che fai per lui. Fantastiche ancora su quel ristorante. In confidenza, credo che tu debba dirigere un posto tutto tuo. Vederti illumina sempre la mia giornata, cara. Buongiorno, Tiana. Che c'è di buono oggi? Buongiorno, Tiana. Forza, Tiana! Abbiamo clienti! Ok, Buford. Chi è il prossimo? Aspettano tutti quei bignè. Farei meglio a sfornare subito il prossimo gruppo. Tutti, dici? Allora
ora devo fare più in fretta. Buongiorno, pasticcina. Non preoccuparti, sono passata solo per salutarti. E forse per prendermi qualche bignè. Ehi, mamma, se aspetti 2 secondi, te ne prendo un po'. Io sono in pausa, Tiana. Pensa tu ai clienti. Un'altra per me! Ne vorrei uno! Tiana, ehi, ne hai uno per me! Deliziosa! Deliziosa! Tiana, sei stata tu! Ne prenderò uno! Tiana, sei stata tu! Alla gente piacciono i tuoi vigni, Tiana. Stai facendo qualcosa di buono. Delizioso come al solito, dolcezza. Tuo padre sarebbe così orgoglioso. Grazie, mamma. Sono a pezzi. Credo che andrò a riposarmi un po'. Tiana, pensa tu a queste persone. Buford, è nel bel mezzo della giornata. Pasticcino, hai lavorato molto più di quel vecchio scorbutico. È ingiusto che adesso lui si riposi. Tranquilla, mamma. Mi è venuta un'idea. Mi serve un riposino. Ok, gente. Adesso facciamo un po' di rumore. Forse l'ho solo immaginato. Forse l'ho solo immaginato. E voi abbassate il volume! E da dove arriva? Volete stare zitti? E da dove arriva? Abbassate il volume! Oh, perché lui deve prendermi? Ehi, voi abbassate il volume! Ehi, tu, fuori dalla mia cucina, cagnaccio! Che succede, Buford? Sei preoccupato? Sì, mi ha appena chiamato un cliente. Vuole che gli prepari delle torte per il suo compleanno. Cos'ha che non va? È perfetto per gli affari. Ma quanto sono maldestro. Mi sono cadute le prime torte e ho dimenticato come erano fatte. Per caso, tu te lo ricordi? Però, questa qui è davvero bella. Ora devo infornarne un'altra. Vediamo, di quanti strati era la mia torta? Giusto! Sì! Ricordi che forma aveva? Sì!
ok. E di che colore era la glassa? Oh, sì, sì! E che genere di decorazioni aveva? Oh, mi piace! Esatto, ora mi ricordo la torta. Sei andato molto bene, grazie. Prego, dimmi che porterai la tua zuppa speciale al mio ballo in maschera di stasera. Sono più che certa che il principe Naveen si innamorerà della tua zuppa. E come diceva sempre tua madre, è il modo migliore per arrivare al cuore di un uomo. È nel suo stomaco. Tranquilla, Lottie, sarò felice di mettere su qualche altra pentola di zuppa appena finisco di fare tutti i bignè che hai ordinato. Ma che meraviglia, Tiana! Sai, io adoro la tua zuppa, soprattutto quando è così saporita e speziata! Se vuole, posso farne subito un'altra infornata, signor Labouf. Sì, questo va bene, ma che ne dici di una bella zuppa speziata? Beh, io so che puoi fare una zuppa ancora più speziata di questa. Aggiungi ancora un po' di spezie, Naveen. Sono quasi pronto per quella zuppa. Tiana, quella lì sembra davvero un'ottima zuppa. Servono più spezie, più verdure, più tutto, insomma. Aggiungi ancora un po' di spezie, Naveen. Sono quasi pronto per quella zuppa. Aggiungi ancora un po' di spezie, Naveen. Sono quasi pronto per quella zuppa. Deliziosa! Sarà l'attrazione della festa. Ne hai fatta ancora un'altra infornata della migliore zuppa della Louisiana. Oh no! Grazie. Sei sempre la migliore. Non è niente, Lottie. Sai che adoro cucinare. Spero che tu ti diverta. Tiana, sarebbe meglio se restassi per tutta la notte. Anche perché non mi divertirei senza di te. Oh, troverai un modo per cavartela. Ma credi, sarei felice se rimanessi. Oh, so esattamente cosa devi indossare. E guarda che non accetto un no come risposta. Dai, ora andiamo verso casa mia, così potrai provarlo. Tia, tu sarai semplicemente favolosa stasera. Oh, aspetta, mi è venuta un'idea. Questo non va affatto bene, vero? Abbiamo solo bisogno di un altro po'. Ha 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 ha.
dimmi se non è vero che sei bella come una magnolia. Grazie, Lotti. Mi manca sempre il tempo di vestirmi per le feste. Quasi dimenticavo. Dobbiamo assicurarci che anche Violet, Sammy e tutti gli altri saranno qui. Andiamo. Credo che tu non mi abbia portato rispetto. Colpa tua. Ti stai divertendo, non è vero? C'è posto anche per noi? Con queste mani! Mani. Oh, mi ricordo molto bene di quei giorni da Duke. Ma abbiamo dato alle persone ciò che cercavano. Scusa se ho dubitato di te, Tiana. Sì, è vero, Buford. Ho imparato molto su come gestire un ristorante. Non l'avevo mai vista così. Siamo pari, allora. Certo, siamo pari. Adesso rilassati e divertiti. Tu sai gestire un ristorante. Ora serve un pizzico di spezie per il tocco finale. Mi piacerebbe aiutarti, Tiana. Cosa posso fare? Beh, vediamo. Che cosa vorresti fare? Il primo passo. Inizieremo con le verdure. Dobbiamo solo prepararle. Naveen, con l'aiuto della signorina Tiana, diventerai il miglior cuoco in assoluto. Dagli una bella tagliata. Dagli una bella tagliata. Continua e sbuccia questo. Sembra che ci stia prendendo la mano. Mi piace!
È ora di cucinare tutto? Mm-hmm. Ma prima dobbiamo assicurarci che la temperatura sia giusta. Questo mi fa venire fame! Mettici un pizzico di pepe! Vai e metti un po' di pepe. Ora dai una mescolata! Buttaci un po' di prezzemolo! Ora dai una mescolata! Cosa ne pensa, signor Labouf? Questo piatto è pronto per il ristorante? Beh, io credo che il tuo cibo possa essere buono quanto quello di Tiana. Congratulazioni! Sei troppo gentile. Questo sì che è cucinare! E scommetto che è anche buono. Se non hai ancora assaggiato il dolce cuore alla panna, sbrigati. È quasi finito. Non togliere mai quei fantastici bignè dal menù, mi raccomando. Davvero spettacolare, Tiana. Un vero trionfo. Grazie, signor Labouf. Sembra che non mi fermi da settimane, è vero. Ma il giorno dell'apertura è molto vicino. Beh, tu eri la ragione per cui la gente faceva la fila da Duke. Dunque, perché non dovresti avere un ristorante tutto tuo? Non sarebbe mai accaduto senza il suo ballo in maschera. Credo che non dimenticherò mai quella serata. La generosità di Granpapà è superata soltanto dalla sua umiltà. La generosità di Granpapà è superata soltanto dalla sua umiltà. La generosità di Granpapà è superata soltanto dalla sua umiltà. Adoro partecipare alle feste che danno a Palazzo Labouf. Adoro partecipare alle feste che danno a Palazzo Labouf. Granpapà Labouf non finisce mai di stupirci. Tiana, la tua zucca. Stella! E ora dov'è finito quel cane? Stella! Credo che sia tutto pronto, Lotti. Ma come puoi dirlo, Tia? Sono troppo vistosa con questi stracci addosso. Aiutami a cercare un altro abito. Oh, adesso, mia dolcezza, sei la visione di una bella principessa. Ti prego, non far attendere gli ospiti. Non voglio, Granpapà, ma se sorgeranno ostacoli con il principe di Maldonia, dovrò coltivare qualche mistero. Andiamo, Tia! Non so proprio che cosa indossare. Che ne diresti di quell'abito che ho indossato a Capodanno? Quando riuscirò a incontrare il principe dei miei sogni? Presto, papà, o faremo tardi!
quello? Qual è quello che indossavo? Oh, io questo lo adoro! Oh, non lo adorate tutti? Oh, non so proprio che cosa indossare. Questa non va proprio. Presto, papà, o faremo tardi. So che indossavo uno di questi abiti. Ma qual era? Oh, io questo lo adoro. Oh, non lo adorate tutti? Stasera avrò bisogno di qualcosa di magico e di nuovo. Dunque, che cosa non ho ancora indossato? Questa non va proprio! Presto, papà, o faremo tardi! Tiana, Charlotte, voi due sembrate letteralmente ipnotizzate. Coraggio, andate in pista e sceglietevi un partner. Beh, grazie, signor Labouf. Lo potrei fare io. Oh, seguimi, Tiana, e guardami danzare a modo mio fino al cuore di un principe. Se sente, è ora di ballare. Esatto. Dai, ragazzi, iniziate. Urrà! Ehi, e tu da dove arrivi? Ballate come degli scalmanati! Qualcuno sa chi c'è in quel costume da alligatore? Non credo che siate stati invitati alla mia festa. Sarà meglio che filiate alla svelta. Continua così, mia dolcezza. Spero che abbiate messo le scarpe da ballo. Voglio vedervi tutti in movimento stasera. Oh, che buffo! Un alligatore con la tromba! Va bene, ora basta, figliolo! Spero proprio che vi sia piaciuto! Oh, no! Oh,
sembra appena ieri che eravamo due romantiche bambine che sognavano di vivere una favola stupenda. E stanotte finalmente la favola si avvererà. Beh, buttiamoci nella mischia. Devo trovare il mio principe e stampargli sulle labbra un gran bel bacio. Fammi gli auguri. Buona fortuna. Molto divertente. Immagino che ora vorrai un bacio. Baciarsi sarebbe carino. No! Il dottor Facilier è qui. Cambiata! Sei cambiata! Com'è successo? Una rana? Di nuovo? Sono una rana! Ogni volta mi sorprende. Non è melma, stai secernendo muco. Aspetta, dove vai? Ma che fate? Via di qui! Ciò, via dai miei tamburi! Fuori tempo! Non sono io, sono le rane! No! Ah! Ah! Cosa hanno queste rane? Quanto strano! Non ti muovere! Ehi, Stella! Prendi quelle rane! Corri! Non posso correre! Sono una rana! Poi salta! Stella! Quelle rane stanno rovinando la mia festa! I miei ospiti si stanno agitando! Quelle rane sì che sanno saltare bene! Hurra!
quelle rane sì che sanno saltare bene. Sì! Niente è più piacevole di una piccola sorpresa per animare una festa, giusto, gente? Oh, spero che quelle ranocchiette stiano bene. Grazie al suo ballo in maschera, centinaia di persone hanno assaggiato la mia cucina. È una sciocchezza, cara. Sono io che dovrei ringraziarti. Sai, mi dispiace di non averti salutata quella sera, ma non ti ho vista andar via dalla festa. Questa è tutta un'altra storia, signor Labouf. Credo che avremo bisogno di un'altra infornata di bignè. Non togliere mai quei fantastici bignè dal menù, mi raccomando. In questo ristorante c'è del cibo? Perché ho una gran fame. Mamma Odie, è un vero piacere che tu sia qui. Oh, guarda questo posto, piccola. Sei riuscita a trasformare una capanna in una reggia. Beh, mi hai detto di cercare ciò di cui avevo bisogno. E tutto è stato un sogno che diventa realtà. Le cose vanno proprio come avevo previsto. Sei molto lontana dai tuoi giorni da rana. Beh, sì, suppongo di sì. Ragazzi, è stata proprio un'avventura. Alla tua mamma. C'è della magia nell'aria stasera. Miss Ranocchia, ti sei cacciata in un mare di guai. Benvenuti nella palude. Dovete cercare subito mamma Odie. Lei vi aiuterà. Non esistono problemi tra le persone che un pentolone di zuppa non possa risolvere. Ragazzi, fate i bravi e state attenti alla barca. Io tornerò to the street. Ma aspetta, siamo ancora... Tranquilla, mamma Odie. Il vecchio Louis è qui e non succederà niente. Avete visto quei tronchi, gente? Scommetto che voi con quelle zampette da rana riuscirete a saltarli. Ah, Louis, sei un genio. Vieni, Tiana, se dobbiamo essere rane ancora per un po', almeno cerchiamo di divertirci. Provate a farlo su questo stagno. Non ne so proprio niente, Louis. Sei sicuro che possiamo saltare lo stagno da qui? Salta! Ci stai riuscendo adesso? Ho visto volare una lucciola, ma non avevo mai visto volare una rana prima d'ora! Salta! Visto? Sapevo che ti saresti divertito! Sì! 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 Sì!
bravo a fare la rana! È stato molto divertente. Sembra che io sia diventato bravo a fare la rana, eh? Sì, ma volevo dire no. Non importa se ci stiamo abituando, perché non rimarremo di sicuro delle rane. Scusatemi, questa è l'ora in cui di solito sono a pranzo. Tiana, hai detto qualcosa riguardo la zuppa dello stagno? Ah, sembra delizioso, sì. Inizierò con un aperitivo e qualcosa da sgranocchiare mentre aspetto. Grazie. Oh no, vostra altezza reale. Tu triterai dei funghi e mi aiuterai a cucinare. Che cosa stai preparando? Ha un ottimo odore. C'è un profumino che proviene da lì. Cherry, che cosa stai preparando? È un ottimo odore. C'è un profumino che proviene. C'è un profumino che proviene da lì. Non ti preoccupare, Cherie. Mamma Odie sistemerà tutto quanto, vedrai. Oh, lo spero, Ray. Non ho più molto tempo. Rilassati, Tiana. Goditi la... l'umidità della palude. Ho sentito che fa molto bene alla pelle. Oh. Il capitano ha ragione, Cherie. Devi adeguarti al ritmo della palude. Tutto qui. Sapete cosa ci vorrebbe? Un ballo stile Cajun! Pronto a seguire le mie indicazioni! Shua! 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 Ora fatemi vedere! Shua! 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 Urrà! Quello era perfetto! Sai davvero ballare! Scrubub! Scrubub! Pat! Pat! Tocca a voi, ranocchie! Scrubub! Scrubub! Pat! Pat! Sì! Oh, sì? E ora vediamo come fai con il prossimo! Pat! Scrubub! Scrubabidab! Scrubabidab! Scrubab! Vediamo come fate adesso! Skirbabidab! Skirbabidab! Skiribob! Urrà! Quello era perfetto! Sai davvero ballare! Pat! Skirbabidab! Pat! Pat! Skirbabidab! Pat! Questo è difficile! Come pensi di fare? Pat! Skirbabidab! Pat! Pat! Skirbabidab! Pat! Sì! Quello era perfetto! Sai davvero ballare! Shua! Shua! Skiribop! Shua! Skiribop! Shua! Shua! Ora fatemi vedere! Shua! Shua! Skiribop! Shua! Skiribop! Shua! Shua! Ah! Oh sì? E ora vediamo come fai con il prossimo! Skirbabidab, skirbab, skirbabidab, skirbab, pat, pat. Tocca a voi, ranocchie. Pat, pat. Skirbabidab, skirbab, skirbabidab, skirbab, pat, pat. Urrà! Quello era perfetto, sai davvero ballare. Skiribop, skiribop, shua, shua. Skiribop, skiribop, shua, skiribop, skiribop. Vediamo come fate adesso.
Skidibob, skidibob, shua, shua. Skidibob, skidibob, shua. Skidibob, skidibob. Urrà! Esatto! Voi rane sì che sapete ballare! Ora volete tornare di nuovo umani, ma sapete cosa vi serve? Cosa vogliamo? Di cosa abbiamo bisogno? È la stessa cosa, no? È la stessa cosa! No! Ray, dove sei? La mamma ha bisogno di un aiutino! Eccomi, sono qui, mamma Odi! Fammi chiamare i miei parenti! Cugini, abbiamo della musica da suonare! Andiamo, bambini, lasciamoli suonare! Voi sì che sapete suonare. Oh, sembra meraviglioso. Voi sì che sapete suonare. Oh, sembra meraviglioso. Voi sì che sapete suonare. È questo che volevo sentire. Mamma Odi, siamo così felici di averti trovata. Non puoi immaginare cosa abbiamo passato oggi. Oh, credo di avere un'idea. Sapete che cosa ci vorrebbe? Un po' della mia zuppa super speciale. Avanti, Miss Ranocchia, salta qui anche tu. Ho bisogno che mi procuri qualche ingrediente. Ma mamma Odi, se solo potessi... Ok, bambini, preparatevi. La mia zuppa ha dei poteri magici che non se ne andranno. Aiutatemi a prenderli. Ecco che arriva! Ecco che arriva l'aglio! Gambero! Ha ha ha!
Cresce la magia! Arriva un'altra infornata! Preparatevi! Pepe di Cayenna! Nettare di pianta cobra! Hai un talento, oh. Diana! E ora prendiamoci un po' di zuppa magica! Abbiamo tutti gli ingredienti, mamma Obi. Pensi che ti serva qualcos'altro? Non io, Miss Ranocchia. Quella zuppa ha parlato con te. Ora hai capito di che cosa hai bisogno, bambina? Credo di sì. Dobbiamo tornare di nuovo umani. Avete perso i sentimenti con cui siete nati. Volete tutti tornare umani, ma non sapete che cosa vi serve. Finché non l'avrete scoperto, quello che posso fare è guidarvi nella giusta direzione. Ogni pentola di zuppa richiede due di voi per riempirla. Cucineremo in un batter d'occhio. Dovrete lavorare insieme e mescolare tutti gli ingredienti per me. Voi non lo sapete, ma tutto quanto. Avete capito? Ora mescolatela ben bene. Continuate con quelle combinazioni. Ora mescolate quella zuppa più in fretta che potete. Ecco che arriva l'ultimo passaggio. Mescolate bene quella zuppa. Questa zuppa ha un profumo delizioso. E in tutto quel tempo nella palude stava nascendo una storia d'amore tra te e il tuo principe. Pensi che non lo sappia? Credo proprio di sì, mamma Obi. Dovevo scoprire ciò di cui avevo bisogno per ottenere ciò che volevo. Sono degli ottimi consigli. E ora li avete entrambi. È vero. È assolutamente vero. Stai rendendo tua mamma Odi molto fiera, ragazza. Sicuro che ci siamo vestiti bene, pa? Buonasera, signorina Tiana. Passavamo qui per caso e abbiamo pensato che forse... Avanti, Darnell, sputalosso. Beh, vogliamo chiedere scusa per aver cercato di catturarvi quando eravate rane.
Sembra che abbiamo un po' di cose da portar via. Speriamo di non aver causato guai. Penso a te come a una parte dell'avventura che ha reso possibile tutto questo. La prima volta che ci siamo conosciute nella palude è stata interessante. Dobbiamo portarvi subito a New Orleans! Uscite tutti alla svelta! Ehi, attenti a quei cacciatori di rane! Ehi, pa! Dove sei? Davvero obbligato! Beh, grazie, signorina! Ci si vede in giro! Grazie di cuore. Beh, grazie, signorina. Davvero obbligato. Ho proprio fame di zampe di rane in fricassea. Ho sentito qualcosa di sospetto! Tutti a bordo! Che cosa stai fissando? Questa topografia e tutta questa geografia e cartografia mi fanno confondere! Non potremo andare semplicemente a New Orleans! Eccola qui, la più dolce lucciola di tutto il creato, la mia Evangeline. Oh. Voglio conoscere questa ragazza, dov'è? Come puoi non vederla? È lì che brilla davanti a noi. Intendi quella luce nel cielo, Ray? Esatto, Cherie, aiutami a trovare un regalo per lei, ti va, cara? La mia Evangeline, lei è la più bella lucciola che abbia mai brillato. È per questo che voglio darle qualcosa di davvero speciale. Come qualcuna di quelle foglie per mostrarle il mio amore. Accendete! Per Evangeline. Oh, sai, Evangeline piacerà molto, sì. Accendete! Quello lì è il mio cuore per Evangeline. Evangeline cara, la palude è tutta illuminata per mostrarti il mio amore. Niente al mondo è troppo prezioso per la mia Evangeline. Sei molto dolce con lei, Ray.
Che cosa ci posso fare, tesoro? Sono innamorato, sì. Aiuto, aiuto, dov'è la mia tromba? Oh no! Cosa faccio adesso? Cosa faccio? Non posso andare avanti senza... Andrà tutto bene. Troveremo noi la tua tromba, Luis. Non ti preoccupare. La tromba se ne sta andando! Uff! La mia pancia! Oh! Basta con questo caso! Ehi, mi colpiscono veloci! Mia pancia! Trovato! Ehi, mi colpiscono veloci! Mia pancia! Ehi, mi colpiscono veloci! Quella tromba è mia! È tutta mia! La mia pancia! Ehi, mi colpiscono veloci! Mi piace la musica, pa! Ehi, mi colpiscono veloci! La mia pancia! Ehi, mi colpiscono veloci! La mia pancia! Mi piace la musica, pa! Oh, no! Presto! Quei cacciatori hanno catturato un'altra rana! Oh, d'accordo. Da che parte sono andati, Ray? Di qua, gente! Seguite la mia luce! Non perdete la barca! Quelle rane devono essere salvate! Alligatore! Bene, pa! Non perdere il tuo pranzo nella mia barca, Darnell! Non vedo nessuna rana qui fuori! Stiamo girando in tondo! Dall'altra parte, Darnell! Oh, mi sento sollevato! No, perché stavo iniziando a pensare se avrei dovuto preoccuparmi oppure no.
Anche a me fa piacere vederti, Luz. Spero tu sia pronto per salpare per New Orleans. Oh, Tiana, non possiamo riposarci un momento. Sono davvero affamato. Riposo? Ma siamo ancora rane e martedì grasso è quasi finito e abbiamo molta strada da fare. Hai ragione, hai ragione. Certo, dobbiamo andare. Cercherò di trovare qualcosa da mangiare lungo la strada. Tutti a bordo dell'alligatore espresso per New Orleans. Tenete gli occhi aperti. Sento che quei cacciatori sono vicini. Attenti ora, quelle rane sono stizzose. Fate attenti rane, c'è uno di quei cacciatori nei paraggi. Credo che tu abbia capito come funziona. Bella presa, Diana. Tenete gli occhi aperti, sento che quei cacciatori sono vicini. Ci serve una canzone che ci faccia sentire a casa. Urrà! L'abbiamo quasi trascinata via. Speriamo che non si sia arrabbiata. Beh, non potevi certo sapere che ero io. È stato soltanto un malinteso. Di sicuro ci perdonerete. Ora ce ne andiamo tutti via di qui. Resta! Stiamo per aprire il ristorante e ci sarà da mangiare per tutti. Beh, signora, se proprio insiste. In questo ristorante c'è del cibo, perché ho una gran fame. Spero che deciderai di aprire un ristorante in Maldonia. Oh, Tiana, mia carissima nuora, hai fatto più miracoli tu in un anno di quanti ne abbia visti in tutta la mia vita. Oh, è solo un ristorante alla buona, ma è quello che io ho sempre sognato. Cara, è un peccato che tu e Navina non veniate in Maldonia, ma ora ho capito che New Orleans è il posto davvero ideale per un artista come te. Sì, sì, e poi cambia in continuazione. New Orleans è già molto diversa da quando sono arrivato. Agitazione per una notte sola. Hai visto quel carro? Non avevo mai visto uno così colorato prima d'ora. Devo trovare una torta gigante prima che finisca martedì grasso. Non avevo mai visto uno così colorato prima d'ora. Che città affascinante! Oh, è così vivace e luminosa! Dobbiamo vedere di più della tua splendida città. Vieni, caro, esploriamo. Tiana, non credi che qualcuna di queste orribili ombre si stia ancora aggirando qui? Non voglio che i miei genitori finiscano in un guaio.
Non ho visto nessuno da quando il dottor Facilier è sparito. Mi chiedo dove possano essere andati. Oh sì, vorrei far vedere a quelle ombre una cosetta o due. Quelle grandi ombre hanno dato al cugino Ray e alle rane dei terribili guai. Ciao, ciao, brutto prepotente. È andato. Basta così, puoi andare. Toglimi quella luce dagli occhi. Dato che siamo qui, dovremmo assicurarci che tutto vada bene. Credi sia sicuro, Tiana? Ho visto delle maschere spaventose mentre ero qui. Maschere? Sono sicura che noi due potremmo gestire qualche maschera. Vedete, mamma, papà, ha un gran talento ed è coraggiosa. Siamo d'accordo, figliolo. Tiana, mia cara, sono certo che tutti ti adoreranno in Maldonia. Maldonia? Oh, beh, mi piacerebbe visitare la Maldonia. Ma la nostra vita è qui, a New Orleans. Stiamo sistemando il ristorante e ci sarà ancora molto da fare. Naveen, è la verità. Tu non tornerai a casa. Ah, beh, no. Insomma, mi piace qui. Il ristorante è anche il mio sogno adesso. E la città, oh, devi visitarla tutta. E la musica, vieni a sentire. La musica di New Orleans è davvero affascinante. Esatto. Oh, anche le mie dita dei piedi battono il tempo. Sì! Uno spettacolo fantastico, Dina, fantastico! Urrà! Sì!
ballerina abbabile. Urrà! Che sono anch'io! Eccellente, Henry. Il tuo movimento di piedi è straordinario. Urrà! Sì! Mio padre ha sempre desiderato che avessimo un ristorante in questo edificio. Molto presto qui verrà gente di qualsiasi estrazione sociale per assaggiare il nostro cibo. È uno spazio a dir poco impressionante. Sì, certo. Te lo immagini? Pieno di gente che balla e ride. Questo sembra un sogno che diventa realtà. Serve solo qualche ritocco e qualche quadro alle pareti. Oh, so che farete un ottimo lavoro. Non vedo l'ora di vedere la mia nuova collezione di foto. So esattamente dove mettere questo quadro. Chissà dove potrebbe stare. Oh, adoro i colori di quello lì. Chissà dove potrebbe stare. Naveen, hai visto i quadri che ha fatto il cugino di Ray per noi? Sono bellissimi. No, non ancora. Facciamo una passeggiata e li guardiamo insieme? Mi piacerebbe, ma c'è molto da fare prima dell'apertura. Al ristorante servono dei ritocchi e ancora non ho iniziato a cucinare i primi piatti. Non preoccuparti, Tiana. I tuoi amici e io ti aiuteremo. Decoreremo tutte le torte per dessert. Tiana, tesoro, puoi venire qui fuori un secondo? Qualcuno ha una domanda sulla biancheria da tavola. Certo, mamma. Torno subito, Naveen. Sono qui! Quando ho compiuto 7 anni, gran papà mi ha detto una cosa che sembrava il mio abito da principessa preferito. Va bene se si inclina un po' di lato? Charlotte, queste torte sono favolose. Non avevo idea che tu fossi una così brava decoratrice. Oh, lo sai che siamo pieni di sorprese. Yahoo! Boo!
la fine di una lunga giornata. Sì, e pensa a tutto quello che abbiamo fatto. Il ristorante sarà davvero magnifico. È un sogno che diventa realtà. Tiana, guarda. Anche Ray ed Evangeline sono d'accordo. E ci stanno illuminando. E anche i cugini di Ray. Credo che metteranno su uno spettacolo. Vieni con me. Vediamo se riusciamo a trovare una vista migliore. Salve, gente! Non è una bellissima serata? Ray ed Evangeline stanno guardando. Spero che farai un bello spettacolo. Così magico. Guarda come andate. Quella costellazione è adorabile. Così veloci. Credo che Ray ed Evangeline abbiano fatto uno scintillio extra. Mamma, papà, state distraendo mia moglie? Vi prego, abbiamo molto lavoro da fare prima che apra il ristorante. Oh, ma certo, il grande spettacolo. Lasciatelo perdere. Ora accomodatevi e fate come se foste a casa vostra. La festa avrà inizio molto presto. Non ti vergogni di trattare i tuoi genitori in quel modo? Ma questo è il tuo giorno, Tiana. Voglio che il tuo sogno diventi realtà. Luis, fai davvero scatenare tutti. Bene, bene. Tiana ha di nuovo superato se stessa. Il ristorante è un autentico successo. È così, grandpapà? È veramente così? Che inaugurazione meravigliosa! Il padre di Tiana sarebbe così fiero! Dov'è Tiana? Non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta. Sono così fiero di te, mia cara. Guarda! Sai cosa si dice sull'esprimere un desiderio guardando la stella della sera? Non credo di averne sera? Bisogno. Il mio sogno è diventato realtà.